Bella a tutti dal vostro Criminal 7 Game, ragazzi. Siamo tornati oggi qui su PES 2019. Siamo tornati con le leggende e con i Player of the Week. Andiamo a vedere quali sono, ragazzi. C'è il nostro Lionel Messi, che sicuramente spero di prenderlo, perché ragazzi è tipo l'ottava nona volta che ci provo ma non arriva. Poi c'è il nostro Bernardo Silva, che anche lui 24 anni, cresce bene, arriva al livello 47, è veramente abbastanza forte. C'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Mario Balotelli, che comunque è un ottimo giocatore. E quello che vogliamo noi di più di tutti è il nostro Saul, ragazzi, centrocampista centrale con i controcoglioni. Io credo che sarebbe un centrocampista che diventerebbe titolare inamovibile nella mia squadra, perché è veramente forte, ragazzi. C'ha 7 forma fisica, 87 resistenza, è 1,81 di altezza, ha 24 anni, 90 passaggi alla sottoterra, 88 controllo del corpo, 80 potenza di rompente, 84 recupero palla. Questo livellato, ragazzi, è tanta roba. Poi c'è Simone Verdi, che forse non ci dispiacerebbe, mi sembra un ottimo giocatorino. E c'è Robertson, questo è il terzinaccio, ragazzi, che se lo pescate tenetelo stretto, perché arriva al livello 50 e è veramente uno dei terzini più forti a livello difensivo del gioco. Vai, vai, Mauro. Io è quello che dicevo, regà, non volevo disturbare, visto. Perché non mi dà la Allora, ragazzi, io vado con la prima spacchettata, vediamo se mi porta bene, se mi porta Lionel Messi finalmente. Oh, ragazzi, Spagna, al primo colpo. Lionel Messi, Scudo Criminal lo prende finalmente, è arrivato lui, l'onnipotente barbone del Barcellona, Lionel Messi, come Lionel di Van Damme. Tanta roba, tanta roba. Lionel Messi! Sì! Dai, cazzo! E allora un po' di culo arriva subito, giovedì, Scudo Criminal. E andiamo a vedere le piccole statistiche di Lionel Messi. 99 abilità offensiva, 99 controllo del corpo, 98 dribbling, 99 finalizzazione, 97 controllo del corpo, 94 potenza di rompente, ragazzi, forma fisica 8. L'omino che assomiglia più a Maradona dopo tanti anni, Lionel Messi, arriva alla corte di Criminal 7 Gamer. Cacca, perché non mi dà la live? Non sto a fare live, sto a registrare il video, bro. Ah, io sto, seconda spacchettata, ragazzi, se ci dà Lionel Messi doppio o addirittura triplo, a noi ci fa più che un favore. Però se arriva Saul pure, se arriva anche Saul, sarebbe la ciliegina sulla torta. Andiamo in Inghilterra, ci darà... Oh! Bernardo Silva 90! Bernardo Silva! Ragazzi, Bernardo Silva alla corte di Criminal 7 Gamer. Che culo c'ho! Doppio colpo, Bernardo Silva Messi! Po, 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 po. Come dice Crepa! Po, 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 po. Doppio colpo micidiale! Criminal 7 Gamer! Messi, Bernardo Silva alla corte di Criminal 7 Gamer! E tutti gli altri sono facsimile! Mamma mia, ragazzi, bam, bam, bam. Anche Bernardo Silva alla corte di Criminal 7 Gamer, trequartista con i controcoglioni. Adesso sarebbe solamente da prendere Coman come allenatore e sarebbero cazzi per tutti. Allora, ragazzi, andiamo a fare la terza e la ultima spacchettata dei Player of the Week. Se esce un altro Messi o esce addirittura Saul, se esce addirittura Saul, ragazzi, io me ne vado, svengo. No, questa è una pippa scatenata di loro. Oh, Blind, difensore centrale, palla oro 84. Però non ci lamentiamo, ragazzi, perché è arrivato Lionel Messi alla corte di Criminal 7 Gamer. Facciamo due spacchettatine nel pool delle leggende, vediamo se esce qualcosa anche qui. Sarebbe veramente tanta roba prendere subito una leggenda, perché ci fermeremo qui. Vediamo come va. Non è leggenda, si va in Inghilterra però. Allora, vediamo. Palla nera del Chelsea. Chi è? Jorginho, ex Napoli. Jorginho,
Aspetta. Te odio. Te odio. Lionel Messi, bro. Lionel Messi. Arriva alla corte di Criminal 7 Game. Tanta roba. I nemici. Giusto? No, dobbiamo fare il muro. Si va di nuovo in Inghilterra. Palla nera, no, palla oro con Szczęsny. È diventato palla oro con Szczęsny. Va benissimo, ragazzi. Mamma mia, che ho fatto. Ultima spacchettata con il GP, ragazzi. Vediamo se ci dà la leggenda. E ci fermiamo qui per questo video. Io non ho trovato. Inghilterra di nuovo, ragazzi. Facciamo start al volo. Oh, Giroud Depardieu. Palla oro 84, tanta roba anche lui. Allora, ragazzi, visto che andiamo a dare un'occhiata, giusto tanto per al Colo Colo, se c'è qualche giovane che può diventare stratosferico. Ma addirittura qua leggo i primi tre ragazzi: 37 anni, 38 anni e 37 anni il portiere, 34 il difensore. Addirittura, cioè, questi sono tutti nonni, raga. Io ho preso quello che ho fatto, il più nonno in lui. L'unico buono, che in teoria è buono, è Pallaoro 82, l'ultimo Bolados, che c'ha 22 anni, arriva a 60 livelli, è da 1,69 d'altezza, con barattolo in testa arriva a 1,80. E però è poca roba. Allora, ragazzi, io direi che questo video può finire tranquillamente qui, perché sono arrivati doppio colpo Bernardo Silva e Messi. Un salutone da Criminal 7 Gamer.